Buonasera, buonasera nuovamente. Abbiamo appena fatto la diretta col tiramisù ai frutti di bosco e alle fragole. Adesso preparerò per la mia famiglia la cena. Stasera andremo a mangiare arrosto panato fatto alla piastra, in modo veloce e semplice, con un contorno di caprese, pomodoro, mozzarella, diciamo, e basilico. Allora, per fare il nostro arrosto panato ci necessita, no, della carne di vitello, di primo taglio possibilmente, anche di secondo va bene, dell'olio extravergine di oliva, della mollica, sale, pepe, origano. Per la caprese invece utilizzeremo due pomodori, due mozzarelle, del basilico, sale, pepe e olio di oliva. Allora, praticamente andiamo a fare la panatura per la carne, no? Tagliate mezzo limone, ma anche senza. Andremo a utilizzare il succo di limone assieme all'olio extravergine d'oliva. Vedete? Uniamo del succo di limone nell'olio. Io lo sto facendo in modo veloce e casareccio. Uniremo del sale. Delle spezie. E un po' di origano. A me piace tanto il rosa marino, è una variante, e vado ad aggiungere un pochettino di rosa marino tagliato in modo finemente, ma a chi non piace non serve che lo mettete. Del rosmarino in modo piccolissimo, questa è una variante. Oltre al rosmarino andrò ad unire un po' di menta, anche questa è una variante. Voi naturalmente a casa potete benissimo panare la carne solamente con l'olio, sale, pepe, origano. A me piace abbondare di sapore e di odore. Vado a mettere un po' di rosmarino e un pochettino di menta tritata. Per chi preferisce può mettere anche un po' di prezzemolo. Anzi, visto che ci siamo, mettiamo anche un po' di prezzemolo. Vedete del prezzemolo, io ho trovato questo riccio e metto questo riccio, ma comunque nell'arrosto panato normalmente non va messo né prezzemolo né menta e neanche il rosmarino. A me piace comunque abbondare quando mangio di sapori e di odore. Vado comunque a fare questa variante e unirò questo rosmarino.
una volta utilizzate gli attrezzi di lavoro, vado a pulire il piano di lavoro, è per facilitare il taglio, vado a mettere un panno sotto che mi permette comunque di lavorare. Vado a unire questi sapori direttamente con una forchetta, vado a fare queste emulsioni di olio di oliva, sale, pepe, origano. Cercate comunque di non fare come me, di togliere i semi dell'olio e i semi del limone. Io per fare veloce ho spremuto il limone direttamente nell'olio, ma normalmente ho utilizzato lo spremi limone per evitare comunque di togliere dopo i semi. Ok ragazzi, a questo punto prendiamo la carne, vedete? Andremo a passare la carne prima nell'olio, scoliamo quello che è in eccesso, e andremo a panare la carne nella mollica. Vedete, in questo modo, utilizzando questo metodo risparmiate di fare frittura, risparmiate di fare così puzza e di andare a lavare la carne. A questo punto io la vado a mettere nella piastra, guardate, e la andrò a chiudere. Nel frattempo preparo la mia caprese, vado a togliere la parte di sopra e taglio il pomodoro a fette. Vedete? Vado a sistemare il pomodoro in un piatto abbastanza grande. Questo coltello non taglia più, si dovrebbe ammollare. Andiamo a sistemare il pomodoro nel piatto. Fatto ciò, andremo a fare la prima salatura del pomodoro, un po' di sale, un po' di pepe. Spezie, dell'origano,
dell'olio extravergine di oliva. Intanto vado a controllare la carne. Guardate, ho tolto la paratura, comunque. Vedete? E la vado a sistemare nel primo piatto. Naturalmente, siccome è olio e mollica, la mollica, diciamo, si è tolta. Perché è tolta? Perché sono andato a pestare con la parte di sopra. Questo comunque, ragazzi, è un metodo veloce a casa per evitare di sporcare padelle, griglie e tutto quello che è composto. Ciò andremo a prendere l'altra fetta di carne, andiamo a passare nell'olio bella mollica. E andremo a metterla sopra la via calda. Mentre che la carne si cucina, continuiamo la nostra caprese. Andiamo della mozzarella, la tagliamo in modo sottile. E andremo a sistemare la mozzarella sopra il pomodoro. Vedete? Aspetta papà. Fatto ciò, uniremo alla mozzarella dell'origano. Un po' di pepe nero. Un pochettino di sale. E delle foglie di basilico. E la nostra caprese, diciamo che è finita. Vedete? Dell'olio di oliva. A questo punto la nostra caprese è pronta, potete unire dell'aceto balsamico per chi lo gradisce o anche un pochettino di aceto bianco. Vedete? Purtroppo siccome facciamo questo lavoro alla piastra, la mollica continuiamo comunque
la paratura dell'altra carne, dopo aver sciacquato di tutto. Una leggera paratura, olio e olio, e il nostro arrosto panato è pronto. In questo modo, vedete, non sporcate i fornelli, non sporcate la vostra griglia, vi basta solo una piastra, una comune piastra. Anche la seconda fetta di carne è pronta. Come ho fatto in precedenza, vado a recuperare la mollica che si è staccata. E andiamo a posizionare l'altra fetta. Ok amici, questa è stata una piccola diretta che noi stiamo facendo per fare la nostra cena. Basta utilizzare una piastra comune, anche se, come vedete, la mollica si stacca, non è un problema, perché la potete comunque mangiare. Spero con questo che la diretta vi sia piaciuta, questa piccola diretta. Noi andiamo a mangiare, buonasera e buona domenica a tutti, e vi aspetto per la prossima diretta di domani a mezzogiorno, dove andremo a fare la torta di quark e mandarini e gli spaghetti e frutti di mare. Un abbraccio da Giacomo, ciao, benvenuto. Ciao a tutti amici, questa è stata una piccola diretta prima di andare a cena. Un saluto ai miei amici che sono in linea, che siete, ci vedo che siete tanti. Ciao a Valeria Maurizio Mocciaro di Cefalù, ciao a Vittorio Provenza, a Luigi Sola, un abbraccio, ciao Rosolino Siracusa, ciao Giacomino, Fabio Carlucci, vedi la ricetta della patata alla messicana, quando puoi scrivi Giacomo per un saluto. Ok Rosolino, quando vuoi possiamo comunque scriverci anche in privato, è tutto. Un abbraccio anche a Fabio Carlucci. Loredana Pannuzio ti saluto, ciao Loredana, ciao a Filippo Accetta, ciao a Salvo Braccini, un abbraccio a mia zia Rosalina Ribene, ciao zia, ciao a Giuseppe Chiara, tutta la famiglia Chiara,
Un abbraccio a Domenico Giappone, un abbraccio anche a Roberto Falla, Giuseppe Angiletti, buonasera, grazie a Fabio ancora. Salutiamo anche a Guida, a Salvatore Guida, a Domenico Sciarabba, alla Barbera Giovanni, ciao Giovanni la Barbera, a Fabio Carlucci, a Valeria e Maurizio Mucciaro, ciao Valerio, ciao a Daniel, mio cugino da Torino, ciao a Natale Risciano, a Giovanni Ciresi, a Domenico Agnello, a Gioacchino Montalbano, un abbraccio anche a Gioacchino Montalbano, a Rosalia Ribeni, a Francesco Bondi, Alfredo Ilarda, Antonio Calvo, a Vincenzo Mazzola, a Giovanni Locascio, Fabio Dioniso, ciao Fabio, un abbraccio a te famiglia, ti saluta Paola, ciao da Galbo Santo, a Tortorici, scusate, a Totuccio di Lucia, ad Agata Oddo, a tutta la famiglia Oddo, un abbraccio, a Giuseppe Farina, sì, puoi staccare, a Loredana Cipriani, Cristian Russo, ciao Cristian, già ci siamo salutati, un saluto a Michela Menta, a Michele, auguri di buon compleanno, so che oggi hai fatto il compleanno, domani sarà il compleanno di mio figlio. A Daniele Ficarotta, un abbraccio a Matteo Alaimo, a Mario Di Giovanni, a Benedetto Faso, a Salvatore Valenziano, ciao Salvatore, ciao Francesco Terranova, a Cristian Gonzales, how are you? A Enzo Amico, ciao Enzo, grazie che ci stai seguendo e guardando, a Mariano Matita, a Mario Marcellino, grazie a tutti voi, a Sagittario, a Roberto Mastro Giacomo, Antonella Saso, ciao Antonella, a Ferdinando Pagano, spero di aver salutato a tutti, ciao amici, vi aspetto alla prossima diretta di domani dove a mezzogiorno andremo a fare la torta di mandarine e qualche gli spaghetti e frutti di mare. Oggi abbiamo fatto comunque andate a vedervi la diretta precedente dove abbiamo fatto il tiramisù di fragole e ai frutti di bosco. Buonasera, buona domenica, noi andiamo a cenare da Giacomo e Paola. E tutti noi, ciao!